puntate precedenti. Padre Ledion e Grainor sono scomparsi e i cinque si trovano soli in cattedrale aspettando il risveglio di Padre Regis. Mi avvicino. È morto, immagino. Sì, okay. Senza ferite, senza nulla. Com'è? Cioè, nel senso pesante? No, con la tua forza lo sorreggi tranquillamente. Lo prendo e lo porto su. C'è lì sopra? Ok. E intanto prego per la sua anima. E lo ringrazio. Se è vero quello che ha detto Ledion, la sua anima se n'è già andata tempo fa, chissà dov'è. Però, giustamente l'etichetta lo dice. La sua anima ritrovata. E che... Sì. Chissà se possa aver bilanciato il suo passato con quello che ha fatto ora per noi. Quella è la preghiera che... Giustamente, quello che sperava anche lui. Io mi avvicino alla sua scrivania e do un'occhiata sulla scrivania, se ci sono documenti particolari, ricerche. Do un'occhiata sia lì che alla sua piccola, perché mi ricordo che era una piccola libreria, sì. Se c'è qualcosa di interessante. Sì, c'è qualcosa di interessante. Allora, beh, innanzitutto ha un milione di fogli tutti mischiati e in confusione che riguardano tutti la sua ultima ricerca, ovvero il Sigrero. Okay. Sono una miscellanza di dati veri, dati di folklore, nomi, storici, tutto per arrivare poi a dove è arrivato lui, che questa è la sua teoria, chiaro, sì. Però sembra vera. Lì vicino, su un tavolino, sono stati posizionati degli altri volumi che probabilmente gli sono stati utili. Tra i vari discorsivi, diciamo, con la tua capacità di maga, riesci a trovarne sicuramente uno che parla degli elementali, in generale, non dell'acqua. Titolo? No, è relegato tipo in cuoio e riporta un sacco di appunti. Diciamo che una volta poi esaminato potrebbe fornire delle informazioni interessanti. Qualcosa che riguardi gli antichi? Sì, c'è, però è una pergamena, non è un libro, è una pergamena a più pagine, abbastanza grande, rotolata, chiusa. Vado da Padre Regis. Subito dopo vado anch'io. Io quando vado alla biblioteca. Anche tu per i tomi? Io seguo Misa. La pergamena sugli antichi l'hai lasciata chiusa, giusto? Sì, l'ho semplicemente messa nella borsa. Ok. Allora, Robert, tira per favore un dado da 20, se perlustri la biblioteca. 5. Trovi sotto il tavolo, anzi sotto un piede del tavolo, un pezzo di carta che hai notato, e diciamo che si fa un po' classicamente per mettere il tavolo in stabilità, quindi non ci badi molto. Tuttavia, appoggiandoti al tavolo, balla, quindi il pezzo è inutile. E ti suscita un po' di curiosità e vedi che è veramente veramente sottile il pezzo, cioè è impossibile che stabilizzi il tavolo. D'accordo. È un pezzo di una pagina strappato un angolo, perfettamente bianco, ma molto piccolo. Non c'è scritto niente sopra. Niente? Zero.
riesco a vedere velocemente se ci sono, vabbè, a parte i libri che sono sui gli scaffali, ma se c'è qualche libro in giro o qualcuno che sembra preso da poco o toccato, usato più degli altri. No, sono tutti sul tavolo e riguardano tutti il Sigran. Più, beh, la pergamena degli antichi è un po' che non viene aperta. Quanti sono i libri in generale in questa biblioteca? Tanti? Una trentina. Vabbè, trentina, non sono tantissimi. E se li sfoglio velocemente tutti, passandoli da un angolo e dall'altro per vedere se mi interrompo su una pagina che a cui manca un angolo? Devi avere un po' di fortuna, fatto velocemente, su 30 libri. Saltare una pagina è... capita. Però uso gli angoli. Sì, sì, certo. Quindi se manca un angolo, tecnicamente facendo questo lavoro qua, tac, dovrebbe... Altro dado. Di tutto. Trovi una pagina a cui manca un angolo. Corrisponde a quello? No, è lo strappo più grosso, più grande. Cioè, te lo disegno. Allora, la pagina è così. Okay. Tu hai trovato quest'angolo qua. Chiaramente vedendo ti sei fermato, però lo strappo arriva qua. Sì. Quindi manca ancora una striscia. Poi, in teoria, questo potrebbe combaciare, però... Oppure è un'altra pagina. Oppure un'altra pagina. Però... la pagina che tu hai trovato è bianca anche lei. Cioè non c'è scritto niente. E nel libro? Il libro fai un test di saggezza. Allora, 16 2 però. Meno 2. 14. Vabbè, oh, schifo non fa comunque. Assolutamente. Allora, è un libro che tratta di magia, ovviamente, e secondo te è un tipo di magia non proprio benevola. Ma è l'unica pagina bianca? Sì. Odora, Fedora. Io sono sotto il mio... Ah, sei già andata? Vabbè, glielo darai, quindi lo tieni, quello. Ok. E guardo velocemente gli altri per vedere se per caso mi capita la stessa cosa con qualche altro libro. Di strano non noti più nulla. Se c'è qualche argomento particolare che ti interessa, ti dico se magari c'è, può esserci un riscontro in questa biblioteca, se no... Qualcosa sulla cattedrale di Norwich non c'è, no. Niente. Di sulla religione? Geografia? Sì, geografia sì, sulla discesa. Sono dove più o meno ha svolto le indagini del Sigrero. Vabbè, prendiamolo. Ok, allora segnate per favore. Geografia di... della discesa. Ok, quindi Grainor è al piano di sopra, insieme agli altri. Metto di fianco a Siri, insomma, cerco... Salgo okay. Anch'io. Come sono? Cioè, nel senso... Così come erano. Ok. No, no, non ho cambiato nulla. Non ho cambiato nulla. Ah, la sfera chi ce l'ha? Io. Ok. Padre Regis, quindi... Voi due, giusto? Sì. Lo trovate, beh,
È vestito ovviamente in maniera molto semplice, è una specie di tunica molto molto semplice, povera, però tenuta bene. Non ha nessun simbolo di riconoscimento, niente, proprio una persona semplice. Se vi ricordate è piuttosto giovane, ma in realtà appunto l'avete già visto, e sembra chiaramente molto provato. Lo vedete camminare e uscire dalla stanza ex di Ledion e sembra quasi trascinare i piedi, fa proprio fatica, e in più si tiene con la mano così la testa, gli occhi chiusi, come se fosse un dopo sbornia fortissimo. E mentre arriva nella stanza si appoggia al muro e prende un attimo per riposare. C'è una sedia o... Sì. Mi avvicino, padre si segga, lo aiuto. Grazie figliolo, senza aprire gli occhi ti ringrazio. Sì. Gli do una mano, una sedia, così si siede. Tranquillità. Si siede e fa fatica a stare dritto, quindi mette la mano così fra la testa, cioè fra le mani, e si autosorregge. È abbastanza provato, però apre un attimo un occhio giusto per vedere chi c'è, chi siete, com'è la situazione, sembra riconoscervi, quindi mi ha già visto. Sì, non dice niente. Vuole da bere qualcosa? No, no, grazie. Sarei più che altro curioso di sapere cos'è capitato in questo luogo. Di tutto e di più. Allora, per cominciare ci sono 4 morti in cattedrale. Così, giusto per... Sembra sbigottito, com'è possibile? C'è stata qualche falla nel piano. Credo di aver bisogno di un attimo per... Forse quel bicchiere d'acqua ha bisogno. Va bene, lo accetterò volentieri, grazie. Va bene. Beh, vado a prendere un bicchiere d'acqua e lo porto. Ok. E prendo anche un cucchiaio. Di ferro, possibilmente. Gli porgi entrambi? No, solo il bicchiere con l'acqua. Ok, beve con un po' di fatica, ma ce la fa. Credo di conoscere già la risposta, ma padre Ledion ha finito, è sparito. Immaginavo. Vi aveva detto che aveva una missione per me. Abbiamo mai parlato della mia sparizione? Dagli ultimi. Verso la fine ci ha spiegato il perché voi vi trovate qui. In missione. Esatto. Sì. E qual era la missione? Immagino che riterrete la cosa molto strana. Oddio, è da 2 settimane che siamo a Nore, già di cose normali non le abbiamo ancora viste, quindi una più una meno. Effettivamente. E pensare che una volta era una cittadina tranquilla. Sì, stiamo affrontando la minaccia, o almeno ci proviamo. Cosa posso fare per voi, ragazzi? Io sto bene. Allora, prima di tutto le devo chiedere scusa perché... In realtà la prima volta che ci siamo visti io volevo parlare con lei, ma vedendola così giovane pensavo fosse l'aiutante del parroco. Beh, ti ringrazio, lo prenderò come un complimento. In realtà aiuti non ne ho più da anni, ormai sono solo qui in questa cattedrale, o almeno lo ero. Tuttavia, e torna triste, forse gli viene in mente quello che gli hai appena detto dei morti, vedo che mi sono proprio ripreso nel momento giusto per celebrare i funerali. Sì, esatto, sì, avremmo bisogno anche quello. Di una linea sepoltura per i 4 corpi che sono al piano di sopra. Ha già in mente dove... Non è... Lidio ci parlava anche per la ragazza, forse poteva essere seppellita sotto la cattedrale. Perché? Che ragazza è?
Era una ragazza molto speciale, diciamo così. Anche lei non aveva capito che probabilmente dentro di lei c'erano dei poteri che non abbiamo fatto in tempo a capire. Vabbè, e gli spiego comunque un po' tutta la situazione di quello che è successo. Beh, io non sono Legion ovviamente, quindi non posso Certo. aiutarvi di No, tanto, quello no. però sì, posso assicurare un trapasso tranquillo e sereno per queste persone. Vi chiedo però di comunque di portarle qua o fuori dalla cattedrale. Io vi dico già che potrò celebrare una cerimonia, quello sicuramente, ma non. In teoria non posso dare sepoltura all'interno della cattedrale, devono andare nel cimitero di Sì, Norwich. ok. Vero che non è come Legion, però potrebbe esserci utile a darci informazioni in un altro modo, Prego, se posso aiutarvi. vista che la sua giovane entrata in inganno dovrebbe essere qui da tanto tempo, relativamente, e conosce Norwich, la sua storia. Questi Sì, abbastanza. fantomatici antichi. Beh, sono un po' più vecchio del previsto, ma non così No, tanto. però essendo qui magari ha sentito Ah no, sicuramente, storie ne ho sentite, certo. nomi, informazioni, quello che è successo nei vari pomari del paese. Sì, dovrei andare a ripescare con la memoria i miei racconti da giovane che ho sentito. Hai una domanda precisa o ti interessa la leggenda? Mi interessa la leggenda e eventualmente i due nomi e cosa è successo soprattutto, perché antico, popolazione, cioè si parla di uccisioni, ma magari un essere superiore così in realtà non è stato ucciso, magari è successo qualcos'altro, è stato magari incatenato con qualche sortilegio o altro. Non ti voglio offendere, No. ragazzo, ma io credo che non sarò in pace con me stesso e non potrò rispondere a queste domande finché non avremo risolto la questione dei funerali. Va Mi bene. sembra prioritario. Poi parleremo sicuramente. Ok, allora andiamo a prendere. Io ti aspetto qua. Va bene. Ah, sulla cosa. Vado un attimo nella stanza dove c'era prima quella. Il disco di pietra. Sì. Non so se. Solamente degli scaffali vuoti ormai rimangono in quella stanza e dei ganci a muro in ferro che una volta Ok. sorreggevano il disco. Quindi la stanza è completamente vuota. Sono rimasti immobili. Solo i mobili. Ok. Sì, scaffali. Ci sono delle libri, mi ha detto che c'è qualcosa. Sì, qualcosina è rimasto, dando un'occhiata, però sembrano tutti effetti di Regis. Ok, quindi quei simboli che stava studiando Lady non sono spariti con lui. Sì, e tra l'altro vedi due cose. La prima è che sono libri ovviamente di religione, quello libro. E poi l'altra metà dei libri sono tanti, sono racconti per bambini. Per ragazzi. Ah, ok. Proprio tipo delle favole della buonanotte, che puoi pensare che, non so, Regis magari abbia ospitato dei ragazzi, insomma. Ok. Sì. Ok, torno alla stanza di Regis. Ok. Aspetto lì gli altri. I tre che erano su, avete qualche azione da fare o possiamo far arrivare Bjorn? Io mi inginocchio di nuovo davanti ad Ariel e rimango ancora un po' così a fissare il vuoto davanti a lei.
Beh, Misa ha sistemato il cadavere di, insomma, meglio possibile. Comunque vedere il corpicino di Beriel sì. Monta abbastanza. Vedi la forma, chiaramente sotto, però. Un senso di tristezza. E Robert arriva un po' dopo. Mi avvicino a Robert, tiro fuori la sfera e prendo il lenzuolo. Forse sarebbe meglio farlo su con questo e intanto do un'occhiata in giro. Quando tiri fuori la sfera, beh, chiaro che come sempre reagisce un po' a il rapporto luce-oscurità, e questa stanza è bene un po' più buia, anche se vi ricordo che c'è una finestrella che dà sulla strada, non che arrivi tanta luce da fuori, però. Allora, quindi appena la apri fa un flash di luce, non forte, però illumina la stanza, quindi schiarisce tutti i colori. Ti salta all'occhio che un punto di questi non si schiarisce nel pavimento. È un po' più in là. Ti dirigi verso questo punto e alla fine vedi che c'è il pavimento che è leggermente sfondato in quel punto, come se avesse dovuto reggere il peso di un oggetto veramente grosso e pesante. Ed è sfondato a forma di sfera, e in più in quella zona lì di circa un metro il legno è bruciato, come se avesse dovuto sopportare un calore notevole. Non è che ha preso fuoco, però sembra che il legno si sia scaldato a tal punto da annerirsi e diventare un più cedevoli, come il legno tipo scaldato al vapore, okay? Quindi poi rimane con la forma. Ma è come se fosse stata lì la sfera nel momento in cui è stata incanalata l'energia, oppure un'altra cosa ancora? Diciamo che è la prima idea che ti viene in mente, che è stata creata lì e poi no, poi è stata spostata. Tocco. Misa. Robert. La vedo. No. Non la vedo? No. Come no? Misa sembra che non sia più nella stanza. Ecco. La chiamo. Ora, Misa. Ora forse ho capito quello che volevo dire, infatti. No, la senti. Lo senti che ti chiamo. Misa. Sì, Robert, sono qui. No. Senti la voce, non la vedi più. Ora sento quello che mi dice. Sì. Misa, io non ti vedo più. Io lo vedo. Sì. Io ti vedo. Faccio un passo indietro, non so. Vedi che facendo due passi indietro da questo metro nell'angolo della stanza, improvvisamente riappare. È come se fosse stato fatto un incantesimo. Di disillusione. Di invisibilità, probabilmente. Sì. Sembra una zona, diciamo, appartata. Robert, tu che ti intendi di illusioni? Guarda. Guarda, te lo dico io, se tu non hai visto niente. Guarda tu! Tu me l'hai detto. Sì, sì. Se lui fa la stessa cosa, anch'io non lo vedo. Esatto, basta varcare. Lo localizziamo. Anche rimanendo a metà, Cioè, a metà del corpo. Sì, sì, è proprio... Sembra una zona di invisibilità permanente in quel metro quadrato. Qualcuno ha reso invisibile questa zona di stanza. Cosa c'è di là? Vabbè, l'attraverso. Niente, normalissimo. È una pezzo di stanza normale, solamente. Vedo quello che hai visto lei, no? Sì, certo. È in quel pezzo di stanza. Esatto. Ok. Quindi chi ha creato questa sfera l'ha nascosta. Ok, vi riunite tutti nella stanza, quella principale, e Regis vi chiama a sé.
raccogliamoci insieme, figlioli. Allora, dovrò fare un breve esame dei corpi, come vi dicevo. È un compito piuttosto triste mio, tuttavia vi chiedo già perdono adesso, ma dovete sapere che all'interno della cattedrale c'è un cimitero, un sepolcro, una specie di cripta che contiene delle persone. Tuttavia l'accesso non è proprio garantito a tutti, come potete capire. Non posso permettermi di seppellire chiunque. In teoria solamente persone d'alto rango dei nostri ordini religiosi sono state seppellite qui, oppure persone molto importanti. Non prendetela come un'offesa, però non posso acconsentire, almeno dovrei sapere chi sono. La conformazione strana della stanza che avete visto serve a mantenere chiuso il passaggio dall'interno all'esterno, e spesso anticamente nella cattedrale si sentivano dei rumori di notte, ma quello normale, era un vecchio edificio, pareti che si muovevano, si contraevano, insomma, soliti discorsi. Li abbiamo sentiti. Ah, sono due giorni che li sentiamo. Infatti un po' di anni fa abbiamo poi scoperto che l'apice di queste manifestazioni veniva da sotto la cattedrale. E siamo scesi in un gruppo per cercare di capire cosa stesse succedendo, ma solo io mi sono salvato in quel giorno. Purtroppo tre miei compagni guerrieri, erano combattenti dell'ordine, sono stati uccisi. E abbiamo deciso di... Sì, avete visto che cosa che li ha uccisi? Sì. Che cos'era? Fantasmi. Credo che siano delle anime che non si è riusciti a consegnare alla pace. E sono anime molto forti, perché hanno un attaccamento a questa realtà ancora molto forte e riescono a manifestarsi in maniera concreta, direi. Come dicevo, abbiamo tentato una seconda spedizione, questa volta con tutti i preti. Siamo andati giù per, una parola che uso raramente, però, esorcizzare un po' il posto, benedire, dare l'ultima benedizione a queste anime. Non sapevamo, visto il massacro dell'ultima volta, se avrebbe funzionato, però ci abbiamo provato. Siamo scesi in otto e sono morti tutti tranne me. A questo punto non mi chiedete per quale motivo, ma pare che io sia l'unico che non toccano. Io ho visto chiaramente una figura evanescente di colore bianco, ma tutto sommato visibile ai miei occhi, e portava una corona. Padre, la prego di procedere con... Sì. Sì. Spento di nuovo. Mi avvicino e appoggio una mano sulla spalla. Beh, ovviamente vi risparmio tutta la preparazione. Fratello Regis fa quello che può con le sue forze, comunque lo aiuto. Si lava le mani, il volto, si cambia di vestiti in maniera molto lenta, comincia a prendere delle stoffe probabilmente sacre, insomma, tutto quello che gli serve per il rito. Dopodiché prende
delle ciotole di acqua, comincia a tirare via i teli, poi ovviamente si fa un simbolo sacro, un segno della croce quando li vede, poi comincia a pulire le loro ferite. Ovviamente preferite non assistere a questo processo. Io lo aiuto. Tu lo aiuti, ma tranne a bere, perché non ce la faccio, purtroppo è chiaro che la parte, cioè anche solamente pulirle il viso dalle gocce di sangue è troppo. Quando ha finito, i corpi sono pronti, sono fatti su una specie di telo bianco, perfettamente sigillato, un telo sacro. Dopodiché procede a esaminarli. Si concentra, simbolo in mano, comincia a recitare delle preghiere, ovviamente perlustrati completamente. Lui non ha trovato nulla sui corpi. Quando arriva a Beriel, cambia espressione, cioè sta recitando questa preghiera che pensi possa avvicinarsi a un misto tra davvero un rituale sacro e a una specie di incantesimo clericale. Diciamo che rimane circa 10 minuti su ogni corpo. A Beriel è già lì da 20 minuti e ancora insiste con queste preghiere. Mi avvicino ancora di più se posso. Sì, va avanti per parecchio. Lo ascolto bene e cerco di registrare in un certo senso quello che dice. E non so, con religione posso capire qualcosa in più? No, è che parla talmente piano che non si riesce a capire. Intanto guardo se fa le stesse cose che sì. Riconosco io. Sì. Ok, c'è. Sì, sì, sembra un rituale, a meno, innocuo. Poi finalmente termina, è provato, molto provato. E dopodiché si siede in terra, abbastanza stanco, e dice a te, Misa, ma chi era questa ragazza? La luce di tutte le luci. Sono sincero, sono un po' perplesso. Credo di aver pacificato l'anima di tutti. E gli altri tre sono sicuro. Questa ragazzina, bambina, non ne sono sicuro. Non sono... È la prima volta che mi capita, ma non sono riuscito a trovare la sua anima. Sembra strano, ma posso capirlo. Ma questa cosa è contro natura. Cioè, allora, o non ne ha una, e non so se l'ha mai avuta, oppure ce l'ha, ma non è un qualcosa di normale che io riesco a sentire. Molto probabilmente è la seconda. È un'entità, da quello che abbiamo capito, che potrebbe essere. Non abbiamo certezze. L'unica certezza è che era... E mi metto a piangere. Ho capito, anche senza parole. Probabilmente non aveva un'anima, ma era in grado di scuotere quella degli altri. Sinceramente, più passa il tempo, più capisco la scelta di Legion di metterla al di sotto della cattedrale.
decidete voi ovviamente, anzi avete già deciso, tuttavia con te posso parlarne, io credo che questa bambina potrebbe essere pericolosa anche da morta. Pericolosa? Non riesco a spiegarmi bene, però un'anima deve averla pure avuta, se no non avrebbe potuto vivere, fare quello che ha fatto e suscitare dei sentimenti negli altri. Probabilmente è un qualcosa che io non capisco, non concepisco. Forse va al di là dell'anima, la sua essenza. Però è qualcosa di veramente raro, forse unico, e quindi, ripeto, capisco Padre Legno che non volesse metterla in un cimitero normale. Certo, ma là sotto, con quell'entità malvagia, lei soffriva molto il male. Lo percepiva in maniera diversa, molto più acutizzato, soffriva molto. No, capisco, va benissimo, non c'è problema. Ok. Poi per me il dovere l'ho fatto. Se puoi chiamare i tuoi compagni per dargli un ultimo saluto. Certo. Vado fuori. Intanto, sì, beh, lui sta lì. Grazie. Sono contenta di rivederti. Anch'io. Vado un attimo fuori a chiamare Manly. Robert avvicina le mani e vedete che sul palmo della mano sinistra comincia ad addensarsi un fumo bianco che ruota come le spire di un serpente e assume in effetti la forma di un serpente a sonagli. Li guarda, poi fissa il suo sguardo davanti e si immobilizza, si pietrifica come se fosse di bronzo. Poi Robert afferra qualcosa di invisibile nell'aria, vedete che come della sabbia nera comincia a uscire dalla sua mano destra e si deposita lentamente sulla testa del serpente e forma un piccolo cono nero, una piccola torre nera alta che solo dopo capite essere una candela. Più o meno il tutto ha questo aspetto. Poi Robert avvicina ancora le mani e vedete che di nuovo del fumo bianco si addensa sulla mano sinistra e forma questa volta una forma un pochettino più squadrata, rettangolare, come se fosse una piccola cassetta di legno, una scatoletta di legno a forma di libro. Più o meno così. Poi mi guarda, gli occhi sono un po' umidi. E comincia. All'avvicinarsi dell'ora più buia, lei è stata per noi un vago miraggio, una flebile fiammella che come in un incubo rischiara le ombre più cupe, cercando di fugare paure e dubbi. Ma poi la sua luce ha iniziato a risplendere, a dissipare l'oscurità che circondava il nostro cammino e a guidarci come un filo bianco in un labirinto di ombre. E così, come se tutto avvenisse per un'unica ragione, il suo tocco prima ci ha condotti attraverso l'ignoto per poi salvarci da una fine certa. Ma a causa della nostra arroganza e cecità, la sua vita si spezzò. E con essa si spezzò il cuore di Fedora. E si spezzò il coraggio di Brenn. La forza di Bjorn
La fede divisa. E si spezzò anche l'allegria di un bardo. Ma la fiamma che lei ha acceso in noi non si è spenta, perché noi non siamo soli. Non dobbiamo combattere questa guerra da soli. Le nostre anime, le nostre vite e i nostri destini sono uniti. Sono strettamente legati, come lo sono i fili che compongono un grande arazzo. E anche se da vicino il disegno appare confuso, basta semplicemente allontanarsi un po' e osservare tutto questo da un altro punto di vista, per capire che lei non se n'è mai andata. Il suo nome è Beriel e noi la ritroveremo e la riporteremo a casa. Fedora, è giusto proteggerla. Regis ti dà la mano, serissimo, e si congratula, dice: raramente ho sentito parole più belle e più toccanti, soprattutto per una ragazza uguale a te, insomma, che ci siamo capiti, particolare. Si congratula, dice: raramente ho sentito parole più belle e più toccanti, soprattutto per una ragazza uguale a te, insomma, che ci siamo capiti, particolare. Sentite che le porte della cattedrale vengono spalancate. Mali e Tai, date un'occhiata, hanno portato una specie di carro, di quelli da gestire a mano, molto leggeri, però più che funzionali per trasportare dei corpi, purtroppo. E è una proprietà della cattedrale, quindi non è la prima volta che Regis fa una cosa del genere, e è il momento di caricarli. Tra tutti ve ne occupate, li caricate su questa specie di carro e la strada che vi separa da questo piccolo giardinetto è veramente poca, si tratta di una via dopo. È il classico cimitero, diciamo, di paese di una volta, quindi inferriate, arrugginite, parliamo di una cinquantina di metri quadri. Ci saranno, se no, 5-6 tombe. Questo è il posto dove vi metteremo, vi dice. Dopodiché entrambi i due ragazzi iniziano a scavare, hanno diverse pale, quindi se volete dargli una mano, assolutamente, avete la possibilità. È chiaro che tra tutti ci mettete abbastanza poco e da un lato, siccome l'attesa è abbastanza straziante, è meglio così. I corpi vengono adagiati nelle fosse, anche se è normale, però vi fa quasi sorridere, ma poi vi rattrista il doppio vedere che ovviamente la fossa di Beriel è molto più piccola delle altre. Questo purtroppo vi riporta al fatto che era molto giovane. È un particolare, ma è significativo. Dopodiché, alla prima, finché i corpi vengono posizionati, non c'è un grosso problema. Alla prima volta in cui la terra cade sui loro corpi, dovete distogliere lo sguardo. Quando riposate lo sguardo su di loro, ormai hanno terminato. E padre Regis lancia un liquido
probabilmente acqua sacra su ognuna delle tombe, e poi posizionano una specie di simbolo sacro, una specie di croce di legno provvisoria. Poi vi assicura che ne metterà una coi nomi, anche se in molti non sa che nome mettere. Vi rendete solo conto ora di quanto comunque Regis sia un uomo buono e accondiscendente, perché teoricamente non ha battuto ciglio nel sotterrare un mezz'orco in un cimitero umano, quindi non si è fatto nessun problema. Per lui tutti gli esseri sono uguali, solo adesso lo realizzate, anche perché vedete i nomi più o meno che ci sono tutte persone della cittadina, quindi nomi normali, nomi in Varish, quindi umani. E poi recherà la scritta Grai, no? Perché purtroppo non conoscete il suo vero nome. Detto questo, vi ritrovate fuori da questo recinto e vi chiede ovviamente cosa intendete fare ora. Bren, tu avevi visto quella struttura, giusto? Sì. E molto probabilmente è da lì che è quello il punto indicato dalla mappa. Sì.